Ci occupiamo di calcio, la 27esima edizione del Trofeo dei Fiori è andata all'Atalanta, tra gli ex campioni anche Dino Baggio e Apolloni. Vediamo il servizio. La Coppa è finita nella bacheca dell'Atalanta, ma a vincere la 27esima edizione del Trofeo Internazionale dei Fiori sono stati, come sempre, la solidarietà e la passione per il calcio innanzitutto. Una giornata all'insegna dei ricordi sportivi e del divertimento, quella di sabato 5 giugno, nell'abituale cornice dello stadio Druso di Bolzano. Sei le formazioni scese in campo, oltre ai vincitori della squadra orobica, anche l'Inter, l'Italia Master, la Commissione Europea di Bruxelles, l'Hellas Verona e naturalmente le vecchie glorie calcio, organizzatori del trofeo. E come ogni anno non sono mancati i grandi nomi del passato. Innanzitutto mi ha permesso di essere utile a una causa importante, perché comunque quando ci si parla di solidarietà, penso che il primo dovere anche per un ex calciatore è quello di comunque di rendersi disponibile a tutti quegli eventi appunto che vanno a sensibilizzare l'opinione pubblica per far sì che si aiuti quelli in difficoltà. E poi comunque faccio qualcosa che ho nel sangue, nel senso che da bambino ho iniziato a giocare e tornare sui campi comunque è sempre un piacere. È il secondo anno che vengo, sono stato qui 2 anni fa, e questo è il secondo, ma l'organizzazione è sempre ottima, si ritrovano sempre vecchi campioni che hanno giocato nel calcio che conta. E poi è normale che quando veniamo chiamati è doveroso anche da parte nostra fare sempre qualcosa per beneficenza, perché ci sono persone che hanno bisogno, sono tante, sono sempre di più purtroppo in questo mondo e noi cerchiamo di fare il possibile. Lo spettacolo calcistico si è concluso con una finale tra Inter e Atalanta, una finale tutta in nerazzurro quindi, in cui i calci di rigore hanno premiato il giovane team bergamasco. L'organizzazione dell'evento, come sempre, nelle mani di un soddisfatto presidente, Franco Scomparin. Abbiamo tantissimi campioni, quest'anno è stata una cosa particolare, 6 squadre, voi lo sapete già, non ve lo ripeto, i bambini che fanno il piccolo Eurobaby. Abbiamo dei grossi campioni, Dino Baggio, Apolloni, Tessier, Montesano, abbiamo diciamo 40 ex giocatori tra la Serie A e la Serie B, tra cui l'Inter che ha portato diversi campioni, tra cui Bini, Canuti, Scanziani, quindi siamo entusiasti di questa manifestazione che sicuramente porteremo avanti ancora perché tantissimi giocatori vogliono tornare a Bolzano per rivedere questo terreno di Bolzanino. E accanto alla classe e all'esperienza dei big, sul campo del Druso anche i più piccoli si sono dati battaglia nella nona edizione dell'Euro Cup Baby Exhibition.